tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Esempi storici di spirito avversi. Famosi spirito avversi sono certamente il filosofo Hegel, col suo tesi, antitesi, sintesi. Infatti, la sintesi è la distruzione della tesi per far spazio all'antitesi. Poi, questa sintesi, che è il mescolamento di tesi e antitesi, diventa tesi, per cui deve succedere un'altra antitesi, che si mischierà con la nuova tesi in una sintesi che è di nuovo una distruzione della tesi precedente. Questa sintesi diventa tesi e così via, fino alla disgregazione totale di qualunque cosa, di qualunque tesi iniziale. Poi il filosofo Kant, col suo la legge morale dentro di me e il cielo stellato sopra di me. Le stelle, che è l'eliminazione del giudizio di Dio sull'operato di ognuno, e così ognuno faccia ciò che vuole. Che per lui di giorno, diceva, era il bene per il bene, ma di notte poteva essere qualsiasi altra cosa. Furbacchione. Poi anche l'ideologo Thomas Malthus, col suo laissez-faire, lasciar fare, i poveri al loro destino di estinzione, da cui le dottrine malthusiane di riduzione della popolazione mondiale. Da non dimenticare soprattutto i papi, a partire da Giovanni XXIII, e i vari dirigenti del Concilio e del post-Concilio Vaticano II. Esempi di obiettivi degli spirito avversi nelle loro varie attività. Alcuni obiettivi concreti sono l'attacco contro il cristianesimo, le chiese, gli uomini di religione, i fedeli, il dominio sulla vita, con la medicina, lo sfruttamento del pianeta, la limitazione della vita quotidiana degli altri, lo sfruttamento economico super liberista degli stati e dei popoli, le idee contro i nascituri, la mascolinità, la femminilità, la distruzione del creato, come i piromani, le ideologie che legittimano la legge del più forte sul più debole, come il darwinismo sociale, le filosofie di depopolazione del pianeta, il malthusianesimo, la decisione spirituale verso la realtà. L'uomo è costituito da tre componenti: lo spirito, la psiche e il corpo. Il corpo decide molto poco, semplicemente quando, prima di ogni altra cosa, è venuto il momento di mangiare, di bere o di dormire. La psiche è l'associazione delle esperienze e delle previsioni del futuro con le emozioni, positive o negative. Dunque, la psiche non effettua decisioni fondamentali, libere, ma solo decisioni reattive, in base alle percezioni
circa le esperienze vissute applicate al presente o al futuro. La decisione fondamentale a sinistra o a destra dello zero, di accettazione o di rifiuto della realtà, di io, sé e gli altri, è spirituale ed avviene tra i 4 e gli 8 anni. Successivamente viene soltanto precisata e sviluppata. Qualcuno si converte. Cosa avviene a 4-8 anni? Non c'è una formulazione razionale, un ragionamento. Non si pensa niente in particolare. Semplicemente, di fronte alla percezione o di Dio, o della propria esistenza, o della presenza degli altri, si dice di sì, oppure si dice di no. Si accetta, oppure si rifiuta. La psiche, la ragione, la filosofia c'entrano nulla. Si tratta di una decisione e azione al di sopra della psiche e del ragionamento. Poi, successivamente, si cercheranno quei modi di pensare, quei modi di ragionare, quelle politiche, quelle filosofie, quei film, quelle canzoni, eccetera, che forniscono delle razionalizzazioni all'orientamento spirituale già deciso da bambini. L'attività conseguente alla decisione spirituale. La realtà non può essere scelta. Non esiste la possibilità di preferire una realtà piuttosto che un'altra. Però l'accettazione della realtà non è nemmeno qualcosa di totalmente passivo, perché c'è la scoperta individuale che tutto è stato fatto bene. Dunque, l'accettazione della realtà è anche una attiva partecipazione con essa, per la convenienza personale, di una scelta già fatta dal potente e generoso. In pratica, coloro che accettano la realtà, le tre relazioni Dio, sé, gli altri, si armonizzano con essa, non finendo mai di scoprirne i vantaggi. Invece, dalla parte del rifiuto della realtà, c'è solo la decisione per il nulla, dato che anche per questi un'altra realtà semplicemente non può esistere. E non è nemmeno umanamente possibile immaginarla, almeno una che funzioni più di 2 secondi. Per esempio, i progetti di colonizzazione di Marte sono di origine spirituale avversa. Rappresentano uno dei tanti deliri di onnipotenza controdivina degli uomini spirito avversi, ossia la costruzione di un mondo totalmente nuovo, indipendentemente da Dio. Non funzionerà. La complessità è al di sopra delle possibilità di calcolo degli uomini. Ritorniamo alla nostra indagine. Dato che gli spiriti avversi rifiutano la realtà, allora questa è da destrutturare, disgregare, sgretolare, triturare, sminuire, liquefare, mischiare, confondere, minestronare, omogeneizzare, insignificare, illiquidire, ingrigiare, spianeggiare, sconvolgere, eccetera. E questa attività della distruzione
viene coperta con le più nobili motivazioni. La rivoluzione, la costruzione di un mondo migliore, la liberazione, l'eguaglianza, la filosofia dell'eterno divenire. Però quello artificiale anziché quello spontaneo. La libertà, l'economia, le leggi della natura. Presunte. Il bene del popolo, della patria, la sicurezza, il futuro, i diritti, le minoranze, la maggioranza, il pianeta, eccetera. Sono gli inganni dei buoni propositi, che quasi sempre iniziano come autoinganni, per imporre ai molti i cambiamenti decisi dai pochi. Il male sulla terra viene dagli spiriti avversi, non dagli altri. Nella terza parte continua l'indagine sull'attività conseguente alla decisione. Esempi contemporanei di movimenti spirito avversi, come il superliberismo economico e il progressismo dei partiti di sinistra. Il caso di Peter Hitchens. Ci sentiamo, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.